Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Lo statuto della Regione Toscana è stato ridisegnato con l'allargamento a sette membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio, fino ad oggi erano cinque, e con l'istituzione di un sottosegretario di presidenza alla Giunta scelto tra il novero dei consiglieri regionali. L'aula ha approvato l'atto con 30 voti a favore, un voto contrario quello di Italia Viva e la non partecipazione al voto del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ha approvato anche un ordine del giorno per evitare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale mi ero posto un obiettivo l'obiettivo era larga condivisione perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica ecco abbiamo raggiunto entrambi i risultati è vero c'è stato qualche problema interno alla, alla maggioranza io penso alla proposta del collega Scaramelli non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo perché provocava un aumento di costi e siccome la strada era un'altra eh, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un, un accordo istituzionale: lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario. A me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta soprattutto sui temi quelli più caldi, ora penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari e lì era previsto anche l'ampliamento della giunta di un nono assessore per poter eh, lavorare di più e meglio, eh, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso. Perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo Statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma a ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, eh, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le eh, indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione toscana dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le, le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si elegeva un presidente che poteva nominare otto assessori, 40 erano consiglieri. Queste erano le regole di ingaggio. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile. Quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza, senza costi aggiuntivi e quindi eh, abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima Commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una, una proposta da affossare. Il vicepresidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa, questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le, pre, le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in Aula. Per quanto mi riguarda, noi, come Fratelli d'Italia, avevamo soltanto un obiettivo: che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale e l'allargamento dell'Ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè eh, tutela maggiormente il Consiglio, due a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulla, sulla tasca, sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Va sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del presidente Gianni, il presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una. Fin dall'inizio, quando ci era stato proposto nove assessori e due sottosegretari esterni. Che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana, semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sia sì all l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'Ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo Consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana dalla sua nascita, dal 1970, assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile. Riguardo l'aumento del poltrone, perché di questo di fatto si tratta, sottosegretario, ufficio di presidenza. Tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta, gli amministratori eh, si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente. Nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora, questo Consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, ha detto a detta loro, eh, in varia varianza di costi e degli uffici di presidenza di cui eh, francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro probabilmente a tante cose ben più urgenti. Una mozione per esprimere a nome di tutto il Consiglio regionale della Toscana solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del, iscritti alla CGL dopo le violenze avvenute a Roma. Il presidente dell'Aula Mazzeo si è detto al loro fianco a difesa della libertà e della democrazia di cui le sedi CGL sono presidio indispensabile. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi eh, da parte dei Novax e delle forze eh, diciamo, neofasciste che ci sono in questo Paese sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo e io credo che il governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente. Io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al Governo e al Parlamento. Eh, credo che la Costituzione... Purtroppo non è applicata ancora in tantissimi, in tantissimi punti fino in fondo. Penso al tema dei diritti su cui si potrebbe applicare già ora in maniera più più forte. La politica deve fare la sua parte, deve fare la sua parte fino in fondo. Se non basta e ci serve come dire il Parlamento dica la sua, che noi Consigli regionali diciamo la nostra, facciamolo perché in gioco c'è la democrazia del nostro Paese. Condanna i fatti inquietanti, veramente preoccupanti che sono avvenuti a Roma. Bene hanno fatto i sindacati. A indire invece una manifestazione per riaffermare la democrazia, per riaffermare la validità della nostra Costituzione, noi in questa mozione chiediamo al governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno all'apologia del fascismo. Questo non perché dire. Eh, vogliamo discriminare qualcuno, ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione, che appunto prevede che il fascismo eh, non può far parte cioè, della nostra eh, legislazione, della nostra Costituzione, eh, non può far parte insomma, di eh, quello che è il nostro viver civile. Tutto quello che si rifà al fascismo, ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Quanto è successo a Roma è ulteriormente un fatto ancora più grave, ma questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretto la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali e poi queste cose possono congiungersi. Quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti. Quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta non può avere due facce, due volti, un giorno sì, un giorno no. Sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. Ferma condanna nei confronti di tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima, la prima volta che in Italia si, si verifica, questa volta eh, le violenze sono state attribuite a esponenti di Forza Nuova, ma a noi è successo più di una volta eh, di, di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto. Che eh, quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare eh, un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale. Eh, proporremo degli emendamenti prima di, di votarla, ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio perché la violenza. Non ha colore politico, cioè ce l'ha ma ce l'ha spesso in più sfaccettature, in più colori a seconda delle situazioni. Quindi è bene eh, quando si, si condanna condannare tutto e tutti quanti. La più assoluta solidarietà alla CGL di Roma ma anche a tutte quelle forze sindacali e sociali che anche in queste ore ricevono minacce da movimenti di matrice differente ma accomunati dall'idiozia evidentemente. Eh, sulla mozione, a noi va benissimo discuterla. Credo sia un tema da sottoporre assolutamente alla politica. È un po' surreale il fatto che la politica, e non credo sia nemmeno legittimo più di tanto, che la politica disponga lo scioglimento di una forza politica, cioè ci sono eh, strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo. E mi auguro perché eh, le, le, le violenze vanno sempre condannate e combattute. Mi auguro che chi sia, che è competente. Agisca in questa direzione e provveda a sciogliere tutte quelle forze politiche Forza Nuova se, se ha commesso dei reati come quelli di Roma di, della settimana scorsa senza ombra di dubbio, ma tutte quelle forze politiche di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto che fanno della sopraffazione, della violenza, dell'impedimento fisico all'avversario di esprimere la propria opinione. La propria bandiera, la propria azione politica. Esprimiamo solidarietà ai fatti gravissimi, ai eh, fatti intimidatori che sono avvenuti al segretario di un sindacato importante, come esprimiamo solidarietà sempre a tutti gli esponenti politici, giornalisti, magistrati, membri della società civile che quotidianamente ricevono intimidazioni. Speriamo che il Governo e il Parlamento legiferi il più presto possibile su tutti gli haters che ci sono, quei fantastici leoni da tastiera che sui social aggrediscono, infamano quotidianamente noi però non abbiamo dubbi sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto a condannare ogni tipo di violenza come per esempio l'aggressione al sindacato e alla sede del sindacato che è successa a Roma, però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo paese non può essere scritta soltanto da una mano che in questo paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati che il presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato eh, attaccato, infamato, addirittura gli è stata eh, gettata una statuetta addosso eh, mandandolo all'ospedale e gli attestati di solidarietà dalle forze politiche non sono sempre arrivati. A tutta la CGL toscana e nazionale la mia solidarietà per l'atto vergognoso di cui si sono trovati oggetto. E condanno questo due volte, perché innanzitutto è stata colpita la sede di un sindacato eh, del quale, di qualunque opinione se ne abbia, resta sempre comunque sia un simbolo dei lavoratori. Quindi istituzionalmente è stato un gesto squadrista, come ha detto lo stesso segretario Landini, vergognoso e molto pericoloso, su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi facinorosi di chiara matrice di destra, cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati ai vertici dei loro partiti hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea, magari non condivisa da me o da altre persone, ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade, cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso.